In nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio, che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Lo sapete, fratelli miei carissimi, ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Infatti, l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. Perciò liberatevi da ogni impurità e da ogni eccesso di malizia. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi, perché se uno ascolta la parola e non la mette in pratica, costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto allo specchio. Appena si è guardato, se ne va e subito dimentica com'era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. Se qualcuno ritiene di essere religioso, ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana, religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo. Parola di Dio. Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua. Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio. Ma onora chi teme il Signore. Signore, chi abiterà sulla santa montagna? Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli giunsero a Betsaida e gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?»
quello alzando gli occhi diceva: «Vedo la gente perché vedo come degli alberi che camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo: «Non entrare nemmeno nel villaggio». Parola del Signore. Il miracolo che viene descritto da questa pagina di Marco è tipico di lui, non è riportato in altri Vangeli. Ed ha un significato altamente simbolico questo gesto che fa Gesù. Il centro non è il cieco, non si dice nemmeno il nome del cieco. Si sottolinea che ci sono altri che lo conducono da Gesù. E tutto è focalizzato verso la persona del Signore. E minuziosamente si descrive come Gesù compie il miracolo. Il miracolo in sé è importante, ma racchiude un significato più generale, cioè ci indica un significato simbolico. Marco ci tiene molto a sottolineare questo, perché il cammino della fede è un cammino progressivo e graduale. È la prima volta che Gesù impone le mani e poi le deve imporre di nuovo sugli occhi del cieco perché egli possa vedere. E questo è il cammino della fede. Noi non subito comprendiamo le cose. Ieri nella liturgia della parola si è visto come Gesù rimprovera i discepoli, ma li rimprovera in maniera di: avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? Non comprendete ancora? Come mai non capite? Perché il vostro cuore e il vostro interesse si pone sul pane, se vi ricordate, sul pane che non avete pani e quindi vi preoccupate del cibo. Cosa ho fatto io quando ho moltiplicato i pani? È quello il problema? No. Piuttosto, dice il Signore, cercate di stare attenti al lievito del mondo, al lievito dei farisei e di Erode. Cosa voleva dire Gesù? Quello che in pratica sottolinea anche Giacomo: non lasciatevi contaminare da questo mondo. Si conclude così il brano della lettera. Cioè, la realtà del mondo non deve, del mondo nel senso non quello creato dal Signore, no? Ma della realtà mondana, che risponde ad altri criteri che non sono quelli evangelici. Questa realtà non deve turbare, non deve guastare invece il senso del Vangelo, perché tante volte si usano le cose sante per fare i propri interessi. Gesù molto spesso infatti con le autorità religiose del tempo era in lite. Perché? Perché avevano trasformato la legge di Dio in legge di uomini. Il potere, che è sempre presente, è una tentazione da cui dobbiamo stare sempre attenti. Il potere, cioè utilizzare realtà sante come la legge di Mosè per fare i propri interessi e per governare, per tenere sotto pressione le persone. Quindi il cammino della fede è un cammino progressivo. Il cieco è condotto da altri, da Gesù. Il cieco, fa un cammino progressivo. Penso che siano gli uomini, vero, come degli alberi che camminano. Gesù gli impone di nuovo le mani e poi ci vede. Così è anche la nostra fede, non sempre è chiara. Molto spesso percorriamo strade buie. Tante volte ci facciamo tanti interrogativi. Perché succede quello? Perché succede quella cosa là? Perché quella persona così buona gli è successa quella malattia terrificante? Perché quella persona chiaramente non tanto, tutto gli va bene, sembra che
non ci sono problemi da nessun punto di vista. Perché? Questi perché ce li poniamo tante volte anche noi. Bisogna affidarsi al Signore, cioè bisogna, come dire, accogliere la realtà della fede, perché Dio è Padre e dobbiamo credere in questo, anche se i sentieri della nostra vita percorrono strade dolorose. Ricordiamoci una cosa: il Venerdì Santo, che tutti quanti abbiamo percorso, dovremo percorrere, è solo un breve tratto di strada. Non possiamo saltare alla Domenica di Pasqua, bisogna percorrerlo. Però la Domenica di Pasqua è la realtà definitiva. Il Venerdì Santo dura quello che dura, ma la realtà definitiva è la Domenica di Pasqua. Chiediamo al Signore che ci aiuti ad essere perseveranti nella fede, a purificare ogni giorno la nostra fede nell'ascolto della Sua parola. Chiediamo al Signore anche la capacità di affidarci quando non capiamo. I discepoli non capiscono, anzi si comportano in maniera diversa da quello che Gesù propone come cammino. Eppure il Signore non li ha allontanati da sé, ma sempre li radunano per fargli capire le cose. E poi quando lo Spirito, quando Gesù risorto concede loro lo Spirito, allora tutto diventa chiaro e diventano uomini nuovi. Chiediamo al Signore che anche noi possiamo fare questa esperienza. Non scoraggiamoci nelle situazioni faticose della vita, ma stiamo stretti, stiamo uniti alla croce di Cristo, che è la nostra salvezza. Sia lodato Gesù Cristo. Le mani di Gesù sono grandi, buone e potenti. In questo momento si allargano per accogliere le nostre invocazioni e si innalzano per presentarle al Padre. Ripetiamo insieme: ci aiuti la tua grazia, Signore. Ci aiuti la tua grazia, Signore. Perché ogni ascolto della parola di Dio susciti in noi un rinnovato, concreto, forte impegno per realizzarla. Preghiamo. Ci aiuti la tua grazia, Signore. Perché la nostra religiosità sia come quella descritta da San Giacomo e sappia unire fedeltà, culto a Dio e servizio ai fratelli più bisognosi. Preghiamo. Ci aiuti la tua grazia, Signore. La progressiva guarigione del cieco di Betsaida ci insegni e ci sproni a ricercare con passione e tenacia la verità che è Cristo. Preghiamo. Ci aiuti la tua grazia, Signore. Gesù rimanda nella sua casa il cieco guarito, perché le nostre famiglie crescano nella pace, ognuno riceva comprensione e affetto e tutti vivano in gioiosa unità. Preghiamo. Ci aiuti la tua grazia, Signore. Per questo sacrificio che cancella i peccati del mondo, ai nostri fratelli defunti sia donato sollievo e pace. Preghiamo. Ci aiuti la tua grazia, Signore. O Dio, che ricevi nei cieli l'omaggio degli angeli e dei santi, rendici tuoi glorificatori sulla terra mediante l'esercizio di un ascolto amabile dei fratelli, l'uso di un linguaggio prudente e casto e la pratica di una carità superiore a ogni egoismo e a ogni calcolo. Per Cristo nostro Signore. Sulla altare del Padre,
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Questa nostra offerta, Signore, ci purifichi e ci rinnovi, e ottenga chi è fedele alla Tua volontà la ricompensa eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Pio da Pietrelcina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre,
Io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti al convito eucaristico, fa che ricerchiamo sempre quei beni che ci danno la vera vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.